Operai al lavoro questa mattina all'ingresso sulla statale 16 della rinnovata via Pantini a Pescara. Ha posato l'asfalto e sistemato i marciapiedi. Una specifica ordinanza del settore mobilità del comune sta consentendo la messa a terra della segnaletica orizzontale e verticale prima dell'apertura ufficiale del tratto che va a completare la cosiddetta strada pendolo, direttrice fondamentale per il collegamento sud-nord. Opera dunque importante per rendere più fluida la viabilità in un'area particolarmente trafficata, ma soprattutto funzionale al più ampio progetto di accorpamento di due comparti della riserva d'Annunziana, chiamata a risorgere dopo il devastante incendio di 3 anni fa. Oggi stanno lavorando gli operai per fare le strisce pedonali e le strisce a terra in modo tale che si possa cominciare una viabilità a senso unico in questo momento, quindi senso unico nord-sud su via Pantini e senso unico sud-nord via della Bonifica, fino a quando non chiuderemo via della Bonifica perché realizzeremo l'accorpamento dei due comparti 4 e 5 della Pineta con l'ampliamento dell'area verde di circa 20.000 metri quadrati. Quindi questa operazione di via Pantini e della strada pendolo ci permette anche di ampliare la nostra Pineta dove stiamo lavorando. Adesso abbiamo eliminato tutti i pini bruciati del comparto 5 e stiamo verificando quante piantine sono rinate per inserire altre piantine che abbiamo messo da parte, circa 500, in attesa che crescessero quelle che sono rinate naturalmente. Intanto c'è una viabilità alternativa su via Pantini, ma credo che il beneficio più grande sia proprio l'accorpamento dei comparti 4 e 5 della Pineta e l'estensione dell'area verde della nostra città, perché 20.000 metri quadrati costituiscono un bel bacino ambientale che la città conquista, insieme ai 15.000 metri quadrati che abbiamo espropriato all'interno dell'ex galoppatoio a fianco all'Aurum e al casello ferroviario, dove un privato stava realizzando una villa all'interno della Pineta. Anche lì siamo intervenuti con l'esproprio e oggi abbiamo un altro spazio verde che metteremo presto a disposizione della città.